Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi fratelli e sorelle che siete qui oggi a Cagliari, la maggior parte siete di Cagliari, qualcuno viene anche da altre parti. Pace e bene, salute e gioia nel nome del Signore Gesù a tutti voi. E anche un saluto a tutti quelli che ci stanno seguendo adesso in diretta per la messa, che è uno dei momenti di questo nostro raduno qui a Cagliari. Siamo qui a Cagliari per questo pellegrinaggio della Madonna, appunto detta pellegrina di Fatima, che raccoglie scomuniche su scomuniche. Mai la Madonna era stata così tanto scomunicata. Se viene Enzo Bianchi, tappeti di velluto. Dove entra il veleno dell'eresia, anche a Cagliari, si aprono le porte della cattedrale, capito? La Madonna è costretta a prendersi un povero Cristo che vi parla, avete sentito la prima lettura di Paolo, la faccia mia, schiaffeggiati, umiliati, svergognati dappertutto, portiamo però l'annunzio del Vangelo della verità, ecco. Allora questa tappa di Cagliari è stata un po' travagliata, come sapete, e adesso contestano anche il modo con cui rido, adesso saputo questo, non posso più neanche ridere, peccato che mi viene ugualmente spontaneo e quindi me la rido lo stesso, ecco, miglio più, miglio meno, insomma. E allora, vi dicevo, questa tappa è stata particolarmente ostacolata, come sapete, però finalmente oggi, 19 luglio, siamo qui per questo raduno mariano della Resistenza Cattolica, perché c'è un popolo cattolico ed è per quello che mi mandano i sacerdoti briganti alle porte delle chiese, o quando arriva un minuscolo di prete che, se non fosse per la loro stupidaggine, neanche nessuno saprebbe che esiste, e ti mettono e ti piazzano i rettori agli ingressi delle chiese per non farti entrare, dipingendo le chiese con gli abbracci tra Bianchi, Enzo Bianchi e Bergoglio, ma sono tutti della stessa pasta velenosa, figlioli cari, attenti bene, perché se io scendo in campo, lo voglio dire a tanti anche che fanno, lo dico a Radio Domina, che fanno propaganda contro Bergoglio, però seduti nelle scrivanie, parlo dei preti, che però non scendono in campo, io ho a cuore le anime. Se uno mi chiedesse, se ci sono dei giornalisti che ogni volta dovunque vado mi fanno un'intervista, poi lo sapete questo, allora, se mi chiedono perché fai questo, è l'unica risposta: per la salvezza delle anime. Perché ho a cuore che le anime non vengano ingannate, e perché l'eresia, figlioli cari, è un veleno pericolosissimo che può indurre in inferno. Ecco, allora oggi siamo qui con la Madonna pellegrina, vi posso dire che lei è molto contenta, la Madonna, di essere qui oggi in Sardegna. Una volta si parlava di Sardinia Felix, ho poi scoperto una cosa, grazie Mario, ecco, è la prima volta che un bambino mi offre Mario Veronica. Ecco, vi dicevo che ho scoperto che Cagliari è sorta, secondo la tradizione, su sette colli, come Roma. Ecco, non sapevo questa cosa qui. Il tema che vorrei trattare con voi, naturalmente in modo breve, perché poi noi dobbiamo, dopo la diretta della messa, proseguire il nostro incontro, il tema che vorrei trattare qui è il seguente. Attenti bene, la radice eretica dell'anticristo. E vorrei partire subito con la considerazione che vi offro. Qual è, figlioli cari, il pilastro centrale della fede cristiana? Dico cristiana, per dire quanto sono eretici, apostati, Bergoglio, Enzo Bianchi, Walter Casper e questa sinagoga di Satana che, con l'appoggio dei massoni nascosti, che sono un po' preoccupati perché adesso non sanno come tirar via Don Minutella, non sapranno come eliminarlo, vedranno di studiarlo bene, però come anche su questo, su tutto il resto, dico che devono fare i conti con la Madonna, perché stranamente un prete che non ha mezzi, disposizioni, disponibilità, poteri forti, alleanze, va in giro per l'Italia, le prende da tutte le parti, se la ride e continua per la sua strada. Qui è una cosa, io sono l'uomo più matto che è mai esistito sul pianeta, ma San Paolo oggi diceva: considerateci matti perché voi possiate essere saggi. Io vi dico che realmente sono matto a fare quello che faccio, affinché voi rimaniate nella sana dottrina cattolica, affinché non deviate dal depositum fidei bimillenario della Chiesa, capito? Allora io sono del tutto matto, come non ce n'è mai stato nessuno, oppure veramente
Questa Madonna che mi sta alle spalle mi spinge e mi dice vai che ti proteggo io e ci penso io. Qui è la sfida, lo vedremo come finirà, è solo questione di tempo. Ormai la guerra l'ha dichiarata non Don Minutella, perché Don Minutella non va in giro a creare una comunità minutelliana. Non voglio, ho sempre detto che se c'è qualcuno che si definisce minutelliano è un idiota, anche perché rischia, capito? Voi siete tutti scomunicati, non vi faccio prendere in faccia se no il segretario del vescovo vi registra e poi vi manda la scomunica a casa. Voi capite a quale grado di imbecillità sono arrivati questi della falsa chiesa. Penso che ve ne accorgiate da voi stessi come Dio li abbandoni a se stessi. Il vescovo di Cagliari, chiamiamolo tale, che mette in guardia da Don Minutella mentre si prostra ad adorare Enzo Bianchi in cattedrale, è il segno di come Dio li ha abbandonati, cioè se non c'è più lo Spirito Santo con loro, non c'è più lo Spirito Santo con loro. E poi si stupiscono che io dico che la messa in unione con Papa Francesco non è valida, a parte il fatto che ho dimostrato due sere fa, ma poi è andata via la diretta, non so, non era mai successo, ho dimostrato con documenti alla mano che se un conclave è pilotato non è valido, e addirittura Giovanni Paolo II nel 1993 con la Universali Dominici Gregis, ma magari casca la linea anche adesso, ha comminato la scomunica late sentenzie a quei cardinali che entrano in conclave organizzandosi previamente per pilotare il voto, diciamo così, illuminato dello Spirito Santo, capite? Questi sono scomunicati. Volete che io mi preoccupi? Sono scomunicati, sono loro scomunicati. Qui succede per la prima volta nella storia della Chiesa. La Chiesa è stata sempre il grande gregge di Cristo, e nel corso dei secoli, è da 2000 anni che esiste la Chiesa, la Madonna ha tre fontane, voglio dare le spalle, la Madonna ha tre fontane, parla, e se vi ricordate, a Bruno Cornacchiola e gli dice ritorna al gregge di Cristo, vi dico bellissimo. Ecco, la Chiesa, e poi ci sono stati i movimenti ereticali, non so, nel corso dei secoli, adesso non ho il tempo per approfondire perché voglio approfondire il mio tema, gli eretici, che però sono sempre stati con l'idea di essere loro i perfetti, di essere loro i giusti, di essere loro i santi, e la Chiesa era questa istituzione voluta da Gesù Cristo col Papa, i Vescovi, i Sacerdoti, la gerarchia, i sacramenti, un apparato inutile. I Catari, pensate gli Albigesi, Lutero ha sviluppato un po' anche lui questa idea, poi ha avuto molto successo per varie ragioni che non ho il tempo di trattare, successo di tipo politico. Sapete che Lutero sarà fatto santo? Sì. Sì. Sarà fatto santo, anzi già è santo. Si è fatto santo lui. Eh sì, Bergoglio ha detto che era animato da buoni sentimenti anche quando prendeva le ostie consacrate e le gettava in pasto alle vacche, anche quando il venerdì santo ogni anno voleva volutamente ubriacarsi e i monaci o gli amici e i figli lo dovevano prendere di peso come fosse un maiale, ma siamo lì, per gettarlo di corpo nel letto a russare sbavandosi per quanta birra e carne di suino mangiava, in barba alla penitenza cattolica. Veramente era animato da buoni sentimenti quello lì, veramente. Guardate com'è possibile che l'ideologia, quando non è la verità, subliminando le menti e le coscienze, le pilota, le disorienta e le porta lontane dalla verità, capito? Ma questa è un'altra storia. Allora, le eresie sono state sempre lì e si sono allontanate, sono cresciute, sono nate, si sono sviluppate, sono state condannate, no? E poi la Chiesa, che è la barca di Pietro, come dice una bellissima meditazione, però tocca tenere l'orologio presente, c'è una bellissima meditazione di Joseph Ratzinger, che ha scritto un libro, intervista con von Balthasar. Ho scoperto che anche i sedevacantisti adesso mi vengono addosso. Ma perché io dico la verità? Guarda, ci sono gli estremi. C'è la grande massa che idolatra Bergoglio, che non è papa, ed è con la falsa chiesa. E poi ci sono i tradizionalisti sedevacantisti che dicono che la Chiesa si è fermata a Pio XII. Negli uni negli altri sono. La verità la porta avanti chi dice che la Chiesa esiste ancora oggi e la successione apostolica è con Benedetto XVI, punto e basta. Certo, il Concilio Vaticano II ha creato non pochi problemi, come sappiamo, però è uno dei 21 concili ecumenici, basterà mettere ordine col tempo e le cose si sistemano. Però volevo dirvi un'altra cosa. Oggi non è che per la prima volta è al contrario, cioè nel corso dei secoli i movimenti apostati ed eretici sono stati una piccola minoranza che si sentiva perfetta
e la Chiesa è andata avanti. Non so se state capendo cosa voglio dire. Oggi è esattamente al contrario. Per la prima volta, chi rimane cattolico è considerato eretico. Chi è devoto della Madonna e dice il rosario o vuole ricevere la comunione in ginocchio, santa pace, è eretico. Chi dice che Bergoglio sbaglia nell'affermare le cose che afferma è eretico. Chi non accetta Enzo Bianchi come guru, maestro, no? Maestro della falsa chiesa è eretico. E quelli che rimaniamo cattolici, per la prima volta la Chiesa cattolica rimane in minoranza. Quindi verremo trattati, di fatto già siamo trattati, io ve ne sto offrendo un esempio, vedete come i vescovi fanno a gara per scomunicarmi, e per scomunicarmi veniamo trattati come eretici. Ma è esattamente al contrario davanti a Dio. Eretica è questa falsa chiesa voluta dalla massoneria ecclesiastica con l'accordo dei poteri satanici. E lo scontro finale, eretica è questa falsa chiesa che pensava che tutto potesse filare liscio, perché hanno zittito anche i cardinali che minacciavano, come sapete, correzioni formali, non vado nel merito, e adesso sono scomparsi. Sembrava che tutto procedesse, e poi è arrivato un sacerdote con un carisma prorompente. Come vi ho detto, io sono, lo so che sono prorompente, ma più rompente che pro, capito? E non se l'aspettavano, perché la Madonna li sgomina. Non è un cardinale, capite? Non è un vescovo, non è un grande teologo, una firma nota. È un povero Cristo che per giunta si chiama anche Minutella, perché la Madonna gioca anche su queste cose, dal latino minus, che vuol dire niente, e che va in giro e andrà in giro ed è contento, perché sa che più li trattano così e più la Madonna li svergogna. Che più viene condannato, scomunicato, preso di mira dai vescovi, buttato fuori da Ars, eccetera, e più viene fuori, andrai in inferno, capito, la Chiesa della Misericordia, quello ballava, era la danza macabra. Ma io poi io non ho tardato a dirgli, ma guarda, stai tranquillo, perché il tuo guru, che è Bergoglio, non ci crede all'inferno, dice che le anime si annientano, hai capito? E poi ho detto, stai attento che se mi anniento ti colpisco, con uno dei miei protoni ti raggiungo. Allora figlioli cari, hanno fatto i conti senza l'oste. Questo è adesso il 2018, estate, dopo il 9 giugno, perché ve l'ho detto, col raduno di Verona, adesso stanno cercando di giocare infiltrazioni da tutte le parti. Guardate, io non ho ancora conferma, però ormai posso cominciare a dirlo. Ci hanno mandato un falso prete, perché potessero dire che poi Don Minutella si cerca quelli che non sono preti e lo sa. Capite come funziona? Sembrerebbe che uno dei tre sacerdoti, perché ce ne sono altri, che poi verranno a Verona il 12 settembre, è ormai probabile, con mio enorme sgomento, perché poi cosa volete? Io vado a chiedere il celebre, non lo chiedo, non l'ho più chiesto, però d'ora innanzi lo chiederò, capito? Io mi dissocio apertamente da queste manovre, anzi voi potete vedere molto bene che cosa sono capaci di fare. Viene uno che per giunta si maschera da mesi, perché era venuto anche a marzo alla presentazione del mio libro a Roma, e lui era lì in talare, e dicono che non è prete questo Don, mi pare che si chiami com'è? Maurizio. E sembrerebbe, io non ho avuto modo, perché sono in viaggio, di verificare, i miei stanno verificando. Allora gli altri due hanno già dato la data di ordinazione, il vescovo consacrante, così lui invece ancora fornisce, quindi probabilmente è vero. E io non ne so niente, capite? Mi gioca adesso per il 15 settembre, anzi siete tutti invitati, so che dovete fare un po' di fatica dalla Sardegna, ma via, venite a Verona, avanti, poi c'era qualcuno presente, e ci vediamo lì per il secondo appuntamento. Insomma, figlioli cari, questo è il momento in cui la Madonna ci chiama, come resto cattolico, come piccolo gregge di Cristo, a venir fuori. Perché io vi dico, non fidatevi di quelli che dicono, ma ci pensa Dio e ci pensa la Madonna. Questo è vero, ma con chi? Con gli angeli? Scordatevelo. Ci vuole la nostra collaborazione. Se nel 1500 non ci fosse stato Ignazio di Loyola, Pio V, Teresa d'Avila, oggi saremmo tutti luterani. Se nel 1500 non ci fosse stata la battaglia di Lepanto, dove sono morti dei martiri cristiani per impedire ai musulmani di arrivare a Roma, oggi saremmo tutti islamici. Capito? Non so se mi spiego. Allora oggi non c'è più l'Islam soltanto, il luteranesimo, c'è qualcosa di peggio, abbiamo il nemico in casa. La Madonna questo me lo dice di continuo, figliolo mio,
apostolo del mio cuore, il nemico è in casa, gli hanno aperto la maniglia da dentro e gli hanno consegnato le chiavi di Pietro, ma io gliele ho scippate, le tengo io, le darò al momento opportuno. Poi di questo parleremo quando finisce l'omelia, però io ancora non sono venuto al discorso centrale, come vedo che capite, cioè qual è oggi l'eresia peggiore che circola in questa falsa chiesa? È quella di Enzo Bianchi, che ha già solo guardarlo fisicamente. Io ho pensato che, siccome ho proposto, guardate che io non temo, è perché chi ha la verità cattolica, chi è nella verità cattolica, non teme nessuno, capito? Non ho l'ardire di chiedere, ma Enzo Bianchi io sono disposto. Poi ho capito perché non mi vuole incontrare, perché ci perde, è grasso, è una cosa orribile a guardarsi, no? Come fa la gente, i vescovi fanno a pugni per invitarlo. Lui è il profeta, vi prego di fidarvi, dell'anticristo. Ha fatto veicolare nello spazio di un trentennio circa dopo il Concilio Vaticano II quella che è la peggiore eresia, il peggior veleno da cui vi invito a guardarvi, il cosiddetto neo-arianesimo. Ora, noi questa sera qui vogliamo confermare la nostra dottrina cattolica, che ha tanti dogmi, ma ce n'è uno centrale: credo in Gesù Cristo, unigenito, figlio di Dio. Continuiamo. Fermi. Nato dal Padre prima di tutti i secoli. Risposta di Enzo Bianchi a Gad Lerner. Gad Lerner è ebreo e c'è anche una congiura massonico-ebraica per fare del cristianesimo una sorta di correttivo ebraico, capito? Ma per farlo devono negare che Gesù Cristo è Dio, devono negarlo, capite? E infatti Enzo Bianchi e Gad Lerner su Repubblica nel 2012 gli domanda: ma allora voi, tu sei d'accordo che non bisogna adorare Gesù? Sì, sono d'accordo. Enzo Bianchi, sono d'accordo. Non bisogna adorare Gesù, perché per loro, guardate l'orefice a Palermo, testimone del... Io li ho svergognati, non se l'aspettavano che lo facesse un prete. Sono ancora lì a discutere come devono fare. Testimone delle viscere della misura di Dio. Sta dicendo che Gesù Cristo è unigenito del Padre? No. Sta dicendo che Gesù Cristo è come Dio? No, lo sta esattamente negando, ma non in modo aperto. Allora, voi sapete che la Chiesa insegna che c'è l'unione detta, non vi preoccupate, la parola ipostatica. Ipostatica significa, ipostasis in greco vuol dire persona. E in Gesù Cristo c'è una persona e due nature, va bene? La persona è divina, perché è la seconda persona della Santissima Trinità, no? Che nella pienezza dei tempi, come insegna la Scrittura, si incarna, la persona divina si incarna, si incarna in Maria, Vergine, per opera. Per loro tutti questi sono miti. Fidatevi di quel che... Ecco perché dico che loro, no? Ci sono quelli che dicono, Don Minutella anticipa, dovranno cambiare le parole della consacrazione perché la messa non si ovvali, non hanno capito nulla. Oppure ci sono preti che dicono, Don Minutella sbaglia, è il peggior papa, ma nessuno ancora l'ha dichiarato eretico. Ma infatti, una mattina Bergoglio si affaccerà dalla loggia di San Pietro e dirà, fiori cari, vi dichiaro che sono eretico. Possibile mai? Aprite gli occhi, i tempi che viviamo sono i tempi dell'avvento dell'anticristo, dell'attuazione del terzo segreto di Fatima, capito figlioli cari? È in gioco la salvezza stessa della Chiesa se non interveniamo nella resistenza cattolica. Senza strumenti non dobbiamo far nulla, dobbiamo solo schierarci dalla parte giusta, capito? E la persona è divina, capito? E scende dal cielo. E come persona divina ha la natura divina, la persona divina ha una natura divina che condivide con chi? Con il Padre e con chi? E con lo Spirito Santo, il Figlio, no? Il Verbo, come si dice. Prendendo, scendendo nel grembo di Maria, assume anche la natura umana. Ecco, questa è una persona divina, Gesù Cristo è persona divina con due nature, umana e divina. Questa è, diciamo così, l'affermazione, si dice teandrica, cioè vero Dio e vero uomo. Noi questo impariamo. Vero Dio, naturalmente per affermare questo si passa ad affermare soprattutto che l'incarnazione è l'incipit della redenzione. Il neo-arianesimo riprende l'affermazione di Ario secondo cui Gesù Cristo non è Dio come il Padre. Intendiamoci, Ario lo faceva per altre ragioni, perché lui non riusciva a concepire come uno che è Dio
venga a farsi uomo. Qui le ragioni oggi sono altre, sono anticristiche. L'anticristo, io non so se è una persona, dicono, non lo so, io so che la Madonna già ne parla, va bene? La Madonna già parla dell'arrivo dell'anticristo, e però la parola anticristo viene dal greco, lo troviamo nella prima lettera di Giovanni, antichristos, cioè colui che si oppone a Cristo. E dice l'apostolo Giovanni, e chi è l'anticristo se non colui che Gesù nega che Gesù Cristo è figlio di Dio? Anticristo è Enzo Bianchi e tutti quelli che gli vanno dietro. Io capisco il vostro vescovo, ammesso che lo riteniate ancora tale, di nome Miglio, no? Che dice che Don Minutella è scomunicato e si è scomunicati voi, perché voi lo sapete il motivo per cui sono condannato, perché attento alla comunione ecclesiale, e non è una bugia, è vera. Bisogna vedere a quale tipo di comunione, quella con Satana, allora hanno ragione. Se loro non lo hanno precisato, ma è questo, la comunione con l'anticristo, perché questi sono tutti neo-ariani e non gli viene poi difficile sposare Lutero o il mondo. Perché chi afferma che Gesù Cristo è figlio di Dio nega l'affermazione neoariana, la comprende nella sua gravità. E adesso vi faccio un passaggio perché devo concludere. Notate che questa affermazione per cui Gesù Cristo è figlio di Dio porta con sé necessariamente due tematiche fondamentali, perché 2 più 2, ve lo dicevo più poco fa, non fa 3, neanche 5, fa 4. Quello che io porto avanti, io non sono stato sempre scarso in matematica, venivo rimandato ogni anno. Mi ricordo la professoressa al liceo, la professoressa di letteratura italiana, voleva che commentassi io le cantiche di Dante, la Divina Commedia, perché io ero ancora, diciamo, adolescente, e lei mi diceva, Minutella, quando ti interrogo e parli della Divina Commedia sembra che stai predicando, quindi già allora, quando venivo interrogato in matematica invece ero molto scarso, capite? Molto scarso. Però ho capito che quello che la Madonna sta portando avanti è un sillogismo matematico, 2 più 2 fa 4. Sono neoariani? Enzo Bianchi è neoariano, sì o no? Avete visto come fuggiva il prete rettore del santuario di Arse che compare di merenda, perché Arse deve essere uno delle fortezze bergogliane, e io sono andato a fare il prorrompente lì, capito? E voi avete visto quando io gli chiedevo, ma Enzo Bianchi ci crede alla divinità di Gesù Cristo o no? Cosa faceva? Rispondeva? Fuggiva via, capito? Perché 2 più 2 fa 4, perché loro vogliono essere eretici e sono maledetti proprio per questo, vogliono essere apostati. Loro firmano il patto con la massoneria. Pochi sono quelli che stanno da quella parte, che ancora, a loro colpa però, perché solo gli idioti non l'hanno capito, che non sanno come sta. La maggior parte di quelli che stanno lì con Bergoglio, con questa impalcatura che non ha la presenza dello Spirito Santo, capite? Sanno di essere eretici. Quello fugge quando la voce della verità che Don Minutella gli propone, gli chiede, ma Enzo Bianchi nega o no che Gesù Cristo è Dio? Fugge, perché sa che deve dire la verità, e la verità è sì, lo nega, e allora se lo nega si sconfessano da se stessi, capito? Adesso, siccome Don Minutella è prorrompente, voi notate che stanno cominciando molti a cambiare stile. Non fanno più certe affermazioni di un certo tipo, perché io sto facendo presa sul popolo, come Bergoglio. La Madonna infatti me lo diceva, di fronte a un insolente diabolico come lui, ci vuole un insolente santo o contrapposto a lui. Santo non nel senso che sono santo, delle cose sante. Insolente, vedete che io lo sono un po', no? Non vi do tregua. Non sembra che qualcuno aveva scritto delle figlie spirituali dopo l'incontro lì a diverse figlie spirituali, lo scontro lì ad Arse, coraggio Don Minutella, non ti preoccupare, non ti scoraggiare. Ero già lì pronto a fare altra diretta, ancora più motivato, più di Bergoglio. Bergoglio è motivato con la falsa chiesa, Don Minutella è motivato dalla Madonna col cattolicesimo che ha deciso di rimanere tale. Se ne facciano una ragione, per uno che ne eliminano ne sorgeranno mille, perché stanno lottando contro la Madonna, devono aver paura. Questo devono capirlo, devono aver paura, anche se hanno i poteri forti, le banche, il denaro, il successo, i potenti del mondo, devono aver paura, paura, il terrore li deve invadere, perché la vittoria è già decisa e la vittoria non è frutto di scelte strategiche del genio umano massonico,
ma la vittoria assicurata da Dio. Ecco perché noi siamo il piccolo resto nel frattempo che la falsa chiesa, in maniera insolente, alle alte gerarchie fingono di ignorarmi, come se io non esistessi. Avete notato? In realtà sono il loro assillo, perché non si aspettavano che venisse fuori un prete. Che io, quando i nemici mi vengono addosso adesso con questa storia di far questo falso prete, no, io quasi quasi mi diverto, perché dico: ma guarda che colpi di scena, sembra un film quello che viene col clergy, ma poi tutto devoto, tutto lì, anche se era un po' strabuzzato negli occhi. Io non vorrei aggiungere ancora altro, perché magari poi si scopre che invece è realmente prete. Ancora io non ho avuto conferma, perché è desaparecido. Dico: vuoi vedere che questo ti l'hanno fatto scomparire perché ha giocato male le sue carte, capito? Prossimo incontro, il 12 settembre, si presenta uno vestito di rosso, magari ci sono un cardinale, e poi si scopre che fa il muratore, non lo so io, veramente è tutto così divertente. La massoneria veramente ti fa divertire, eh? L'asserto fondamentale: Gesù Cristo è figlio di Dio. Ed è per questo, e concludo, che per loro la redenzione, perché dicevo la matematica, no? 2 più 2 fa 4, non fa 5, neppure 3. 2 più 2 fa 4. Se per loro non è vera l'incarnazione, perché se Gesù Cristo non è Dio, Maria non è vergine e non c'è l'opera dello Spirito, capite? È tutto un castello che viene giù, un edificio, l'edificio della dottrina cattolica. E per ignoranza, perché la maggior parte dei cattolici italiani è ignorante, o per stupidità o per altre ragioni, la maggior parte sta con l'errore. Ma questo Sant'Atanasio, quando ha combattuto Ario, già lo denunciava, diceva: oh, quanti anime stanno dalla parte dell'errore, capite? Allora, ci sono due corollari, e concludo, che vengono meno anch'essi qua, perché voi immaginate questo hotel, no? Hotel. E ho fatto il calcolo che le stelle sono più di 12 adesso, perché 4 stelle qui, 3 stelle lì, 2 stelle lì, la Madonna circondata di stelle, no? Allora, stavo dicendo, voi fate questo calcolo, noi siamo in un hotel, c'è una struttura portante, no? Ci deve essere per forza, come dicevo poco fa, se crolla la struttura portante, piano piano, lentamente, tutto viene giù, anche quei microfoni lì, non so, i quadri, le luci, tutto giù viene. Mi seguite? La struttura portante dell'edificio cattolico è quella che Enzo Bianchi, satanicamente, in maniera anticristica, sta portando avanti. La negazione di Gesù Cristo come figlio di Dio, coeterno al Padre. L'ho sentito con le mie orecchie, non è che me lo invento, è venuto a Palermo in tempi non sospetti, circa 2 anni fa, amico di Corrado Lorefice, a dire che Ario poi non è che era così come lo immaginiamo. Lui voleva soltanto rimarcare l'umanità di Gesù. Ma vi rendete conto come cambiano le carte in tavola? E la gente, i preti l'hanno applaudito, io dicevo tra me e me: che disgrazia, se i preti neanche loro capiscono l'eresia è finita. E infatti va così, capito? Anche se molti lo capiscono, ma Don Abbondio, guardate, il Don Abbondismo di Alessandro Manzoni è stata l'identikit più perfetto del prete. Non c'è rifugio migliore del breviario. Cioè, arrivano i bravi, no? E Don Abbondio si immerge nel... Non è così? Don Abbondio che fa? Appena vede i bravi... Quanti preti ci sono oggi come Don Abbondio? Sanno qual è la verità, ma Don Minutella è esagerato. Don Minutella e grida. Perché se gridare è un peccato, non so, nella Bibbia non c'è scritto questo. Anzi, Gesù nel Tempio, e poi povero Giovanni Battista... Se deve diventare come San Luigi Gonzaga, ditemelo voi. Ognuno ha la sua missione. Giovanni Battista non sarà mai San Luigi Gonzaga. Se Giovanni Battista iniziava a fare Santa Teresina, poveri noi. Ognuno ha la sua missione nella Chiesa. Don Minutella ha precorso i tempi. Capite? È il breviario di Don Abbondio. Ma io vorrei dire un'ultima cosa. I due corollari, se non finisco mai. I due corollari sono questi. Se non è vero che Gesù Cristo è Dio, e perciò l'incarnazione non è un teologumenon, cioè non è un'affermazione teologica centrale, vengono meno due cose molto importanti, due temi fondamentali, infatti non ne parlano più e sono stati sostituiti, e ve lo dimostro subito. Il tema correlato della, dice von Balthasar, della redenzione, certo, perché se noi affermiamo che Gesù Cristo è Dio ed è venuto sulla terra per salvarci, capite che il tema della redenzione acquista una rilevanza notevole. Non so se mi seguite. È Dio che viene a salvarci. Non so se è quell'uomo che noi vediamo in croce, ricoperto di spine, da cui fluisce sangue, è Dio.
Ovviamente, dice Tommaso d'Aquino, ipostaticamente unito alla natura umana. Per cui è la natura umana che soffre, perché la natura divina non posso andare nello specifico. Comunque è Dio in croce. E allora se è Dio in croce, dicevano i santi, dicevano per quantum tantum, dicevano in latino, no? Per quantum, cioè per quello che io vedo in croce, c'è cioè un Dio che lascia i cieli per venirci a salvare, tantum, cioè il peccato deve essere una cosa grave, pertanto anche la redenzione. E invece voi vedete che la falsa chiesa oggi non si preoccupa più per nulla del tema del peccato, lo ha sostituito con gli immigrati. Il problema teologico per cui esiste la Chiesa cattolica oggi sono gli immigrati, facendo finta, e non è politica perché io mai entrerò in politica e mai dirò come la penso su Salvini rispetto alla sinistra, perché se no povero me, e perché io sono solo, non ho appoggi neanche di natura politica, come sapete, perciò non faccio politica. Prendo atto della situazione, li sbarcano qui con la benedizione di Bergoglio e dei suoi compari e poi li piazzano, lo vedo io perché ce l'ho di fronte a casa mia, li piazzano nei centri di assistenza e li lasciano marcire lì affinché diventino criminali e distruggano l'Italia. Questa è la verità. Ma la Chiesa, quando anche fosse giusto accogliere, non esiste per gli immigrati. Hanno trasformato la categoria teologica di redenzione, i neoariani, in liberazione. Non so se riuscite a capire. Non è più importante la redenzione dal peccato originale, dal peccato mortale, ma è importante la liberazione dei mali sociali. Insomma, il neoarianesimo di Enzo Bianchi bacia in bocca, attenti bene, il neomarxismo di Bergoglio. Bergoglio viene dall'America Latina e lì lui si è formato con la teologia della liberazione. È Marx battezzato. E Marx diceva: dobbiamo riscattare le classi povere, gli ultimi. E come? Lui diceva con la rivoluzione, ma infatti la parola rivoluzione piace tanto a El, capito? E dobbiamo riscattare. Hanno trasformato il messaggio marxista in messaggio, non so se riesco. Perché? Perché Gesù Cristo non è Dio. E infatti l'esistenza dell'anima non viene più trattata. Non si parla più del tema della grazia. Perché se Gesù Cristo è testimone di Dio, è come un Gandhi ante litteram. E allora noi possiamo essere amici di tutti, dei musulmani, dei buddisti, degli ebrei. Tutti possono entrare in chiesa, tranne Don Minutella. Solo Don Minutella non può entrare in chiesa. Poi tutti possono entrare nelle chiese cattoliche. E perché? E perché c'è la... e perché si mangia. C'è il pollo arrosto, c'è il vescovo di Napoli con... perché poi ogni regione offre il suo. Il cardinale di Napoli può offrire che cosa? La pizza, per esempio, no? E quello di Bologna, i tortellini. Capito? Noi possiamo organizzare un tour... Se con la benedizione di Bergoglio, un tour gastronomico per le cattedrali di un tour non so se gli amici di Radio Domina Nostra sono d'accordo. Attenzione che l'ironia viene dalla Santa Vergine, che lei che mi dice usa. Noi organizziamo un tour gastronomico attraverso le cattedrali. Non andremo a trovare il corpo di San Petronio a Bologna, no! Idioti che siete, aggiornatevi. Se Gesù Cristo non è Dio, è un testimone di Dio. Se la redenzione, il peccato, la grazia e l'anima non hanno più con valore, che ci andate a fare a venerare San Petronio a Bologna o San Gennaro a Napoli o Santa Rosalia a Palermo o la Sacra Sindone a Torino? No, noi andiamo a Napoli per la pizza, a Bologna per i tortellini. E a Torino che hanno? Boh, non lo so bene. La polenta, capito? E lì a un certo punto noi facciamo. Questo è diventato. Stateci pure, che ci sono quelli, ho concluso, che mi vengono addosso. La messa è ancora valida. Ma voi volete che dopo che Bergoglio ha consentito la dissacrazione, la profazione, 2 più 2 fa 4, non 5 o 3. E lo Spirito Santo, voi pensate che sia ancora coloro? È venuto fuori. Io sto parlando per tappe, come sapete, ma la catechesi ultime, le ultime catechesi, io ho trattato il tema del conclave, che a norma del canone 188 del codice di diritto canonico, così come del canone 332, sempre del corpus iuris canonici,
le dimissioni, la renunziatio, come si chiama, che poi ci sono studiosi che dicono che renunziatio, re trattino nunziatio, significa un nuovo annuncio. Comunque lasciamo perdere anche il termine renunziatio, ma il codice parla chiaro al canone 188 e 332 che le dimissioni sono valide soltanto se fatte in piena libertà. Ora, se uno si vuol mettere i tortellini a Bologna sugli occhi dati da Bergoglio per credere che Benedetto XVI abbia agito con piena libertà, che non sia stato costretto, fatelo pure. Però, attenti bene, come il cielo rivela come stanno le cose, anche allo stesso modo ci sono i segni per capirlo. Una chiesa stravagante, ridicola, che festeggia in chiesa, ma perché farlo in chiesa? Ma ci avete pensato a questo? Io domando a voi che mi seguite anche su Radio Donna, ma perché in chiesa? Le cattedrali, scusate, le diocesi, forse anche qui a Cagliari, hanno tante strutture, le curie, ci sono, io lo so perché sono prete, mica questa chiesa che mi vomita, mi ha generato lei. Palermo c'ha un sacco di saloni, perché farlo in cattedrale? Dicono, ma nei primi secoli del cristianesimo, quando c'erano i poveri, San Gregorio ha dato da mangiare in chiesa, ma nei tempi di emergenza, capite? Tempi di grande carestia, di terremoti, di guerre, anche nella seconda guerra mondiale, Pio XII, che la congiura massonica ha del tutto, come sapete, cancellato dalla storia umana, mentre è stato un grande papa, faceva aprire i conventi e i monasteri agli ebrei, ma perché c'era la guerra, altrimenti non se lo sarebbe sognato di aprire le chiese agli ebrei. Noi vediamo le mutande e le calze dei musulmani posate nelle acquasantiere, capito? E ce ne rimaniamo tranquilli, la casa di Dio è invasa, profanata, le visioni, le profezie si stanno realizzando, aprite gli occhi, non devono per forza essere letterali. Quando Caterina Emmerich dice vedevo la Chiesa Cattolica in fiamme, quando dice vedevo la Chiesa Cattolica nel tempo dei due papi distrutta, vedevo la Chiesa Cattolica eccetera eccetera, vi ricordate queste visioni? E ci sono quelli che ancora aspettano quello, ma ditemi voi se non è già quello che accade quando vediamo i musulmani a flotte invitati da questi vescovi eretici apostati a entrare nelle nostre chiese, nei nostri luoghi di culto, profanandoli. Vediamo se può venire al contrario, se non ci tagliano le teste i musulmani, che tolgono le scarpe e si prostrano a terra. Lo dico a questi bergogliani, che se tu ti vai a fare la comunione in ginocchio ti esorcizzano come un diavolo. Loro che sono amici dei musulmani si gettino a terra pure loro, con l'indietro alle sue, e poi vediamo. Ipocriti, maledetti. È la resa dei conti. Quanto durerà questa resa dei conti, prima Vittorio? Un giorno? Oggi a Cagliari? O fra un anno? O fra 10 anni? Voi lo sapete? E io lo so? Nessuno di noi lo sa. Ma il cielo ha detto che siamo alla resa dei conti. E come nella Bibbia, Gedeone ha vinto i Filistei con un piccolo esercito. Come nella Bibbia, Davide ha sconfitto il gigante Golia. Così sarà. Il piccolo resto che si vedrà, a Dio piacendo, a Verona il 15 settembre, sconfiggerà questo gigante Golia neo-ariano e alla fine potremo dire quella bella parola, alla fine ha detto la Madonna, il mio cuore immacolato trionferà. Sia lodato Gesù Cristo.